Oggi sono con Justin. Come stai? Come va? Bene. Il Natale? Benissimo. Da dove chiami, Maria Carmela? Da Mezzoterme. Ah, siamo vicini, quindi. Quanti anni hai, posso sapere? Sì, 11. Ah, quindi sei piccolina. Quindi cosa hai fatto di bello ieri con i genitori, stanotte anzi, dato che è arrivato il Capodanno? Allora, sono andata da mia zia, poi quando erano gli ultimi minuti abbiamo acceso la televisione, abbiamo fatto il conto alla rovescia e subito ho fatto lo sfumato. Bravo, ti piacciono i fuochi d'artificio? Sì. I tuoi hanno comprato qualche fuoco d'artificio, io oggi con l'italiano. Ah, quindi ti piacciono i botti, no? Ma comprate quelli non pericolosi, quelli piccolini, no. Brava, brava, mi raccomando e stai attenta. Sono belli, però bisogna stare pure attenti a sparare i botti, no? Sì. No? Brava, brava. Allora, volevi ascoltare qualche canzoncina? Volevi ascoltare qualche canzone o volevi fare qualche album? Sì, ma dimmi una cosa, ecco, lo mandiamo a novembre. Ti è piaciuto come ha cantato Anna? Sì, è bravissimo. Grazie. Vedi Anna, che ti seguono, ti ascoltano. Vedi, Anna va via come il pane oggi. Vedi, bravi, ci fa piacere che sia piaciuto Anna. Ti faccio gli auguri di buon anno. Grazie. Potrei salutare i miei cugini. Certo, certo. Voglio salutare la mia cugina Martina, Salvatore, Agostino e Martino. Ok, i tuoi saluti sono arrivati sicuramente. Sì. Mi raccomando, fai la brava tutto l'anno. Babbo Natale è stato bravo con te quest'anno. Pronto? Ci ha lasciato, va bene. Vabbè. Ma sicuramente vedi che ti ascoltano tutti da casa, vedi? Sono felice. Questo ci fa veramente piacere. Ma pure Alfredo è bravo, perché al momento sì, non ce l'abbiamo qua, ma tra poco vedi che arriverà qualche altra telefonata. Pronto? 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 Come ti chiami e da dove chiami? Raffaele Detto Vasco da Bellantone, provincia di Reggio Calabria. Ah, buon anno nuovo. Buon anno anche a voi. Io prima... Sì, mi chiamavo spesso quando c'erano gli altri, adesso per tempo, però mi piacerebbe più in là venire in trasmissione e cantare un po' di canzoni di Vasco, perché diciamo che me la caverei un po' discreta, almeno dicono. Certo, guarda, puoi venire, infatti se vuoi venire ti dico l'email che puoi scrivere ad iujubox@telespaziotv.com. Ok, però... lasci l'email lì, scrivici e noi poi ti contatteremo. No, vediamo, sai perché? Scusa, che siccome io sono un fan di Vasco e quando vado ai concerti chiaramente mi intervistano, mi fanno un sacco di foto, mi chiamano pure. Pure. Vasco, sì, quindi... Perché sono il socio ufficiale nei concerti, no? E allora praticamente adesso ad agosto sono uscito un po' matto, tagliati i capelli, e chiaramente non me la sento di venire. No, vabbè, poi guarda, la trasmissione va in onda dura molto, quindi c'hai tutto il tempo di farti crescere i capelli, tranquillo. Non ti fare questi problemi che va in onda per molto tempo ancora. Comunque quindi, se vuoi sentire qualche sorbetta basta. Vediamo, dai, che sia breve però. Sì, no, solo una strofetta, quale vuoi che faccio? Guarda, io purtroppo non conosco bene Vasco, quindi qualsiasi canzone di Vasco allora... va bene. Poi non so se Anna vuole richiedere qualche pezzo in particolare. O fai la tua preferita oppure, non so... Ma la mia preferita, siccome io sono stato uno dei fans accaniti dall'inizio degli anni Ottanta, di conseguenza è quella che mi piace di più è Vita Spericolata, però beh, poi faccio spesso Un Senso e pure gli altri. Un Senso, dai. Allora faccio qualche strofina di Un Senso senza sì, musica. Dai. Sì. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia
un senso non ce l'ha. Bravo. Che cos'è, penso? Bravo. Senza musica è un po' difficile. Sì, so. Grazie, mi piace molto questa canzone. Per telefono non si è reso molto, però poi avrai modo di venire qua dal vivo e così potrai far sentire bene. Comunque se mi puoi mandare basta poco oppure come porti bene quei giri. Non avevo dubbi. Senti qua, fermati un attimo, ti volevo chiedere, dato che tu mi raccontavi che sei socio di Vasco Rossi, no? Perché non hai partecipato a quella trasmissione che hanno fatto su Canale 5 che si chiamava Anima Gemella, che l'ha fatta Lorella Cuccarini, ma è una vecchia trasmissione che si chiamava Una volta re per una notte? Ma guardi, io più di una volta, siccome non è, diciamo che io faccio un lavoro e lavoro come gli uomini primitivi, perché non mi piacciono queste cose moderne, no? Lavoro solo con il cervello e la calcolatrice, di conseguenza no. Però qualche volta ho scritto pure alla corrida a tanti posti, ma non mi hanno mai chiamato. Comunque guardi, se vengo in trasmissione ci vorranno un altro 5-6 mesi, più 3 mesi. Vabbè. Non ti preoccupare, siamo sempre qua. Quindi, fatti crescere i capelli, mi raccomando. Scusa, e poi concludo, perché non è giusto che parlo sempre io. Ti dirò che un pregio che ho a imitare Vasco è che mi escono tutti i movimenti. Io, per esempio, se tu mi prendi il karaoke, io voglio uno spazio grande per muovermi, non capisci? E infatti, qua puoi venire pure al karaoke night che fanno il sabato sera. Ok, allora ci sentiamo. Guarda, dato che tu fai movimenti grandi, devi sapere che qua gli studi sono grandi. Quindi puoi occupare tutto lo spazio che vuoi. Va bene, ti ringrazio gentilissimo, ti richiamerò qualche altra volta. Ok, ti ringrazio e auguri di un buon anno nuovo. Però mandala una qualsiasi. Sì, tanto guarda, andiamo in onda fino a tardanotte, okay, quindi continuaci a seguire che la manderemo. Ok, ti ringrazio. Grazie. E complimenti anche alla ragazza lì che è stata bravina. Grazie. La saluto. Grazie, ciao. Vedi Anna, guardi, vedi che ti hanno sentito tutti. Vamo. Mi sentono grazie a te, no? Certo, ma non grazie a me, grazie alla tua voce. Grazie. Perché tu hai una bellissima voce. Poi ecco, sentiremo che sicuramente arrivano le telefonate per Alfredo. Sì, al momento non c'è. Ci sono le ragazze che devono chiamare per Alfredo. Bravo, sicuramente. Secondo me sono tutte quella lì che avrà sentito che lui è single da tanti anni. Allora, andiamoci a vedere un video musicale richiesto da un'altra telespettatrice, che è bellissima la canzone, perché lei nasce da X Factor, infatti tra non molto riparte questo talent show, e andiamoci a vedere Novembre, ecco Giusy Ferreri.